anche alla luce del verdetto del Consiglio di Stato sul ricorso di Grasso atteso per gennaio, che quindi potrebbe accelerare questo progetto di area moderata, visto i tempi, no? E potrebbe cambiare lo scenario politico cittadino. Avviati i colloqui, il prossimo passo qual è? Creare una sorta di associazione, un movimento, o si va avanti in ordine sparso? No, no, non si va assolutamente avanti in ordine sparso e si sta ancora nella fase del reclutamento, chiamiamolo così, passatemi il termine, per capire chi vuole partecipare e in che modo a questo progetto. E dopodiché ci si siederà intorno a un tavolo per capire chi si occupa di cosa e ognuno poi dovrà portare dei risultati a seconda dell'area che gli viene attribuita. Per cui il prossimo passo è un passo continuo che si sta facendo, colloqui quotidiani, confronti quotidiani, anche rispetto alla risoluzione o di problematiche inerenti all'attività politica che facciamo come consiglieri comunali. Quindi le persone che si stanno avvicinando a noi ci chiedono di portare avanti delle battaglie piuttosto che delle richieste, piuttosto Oh, che. le battaglie saranno portate avanti ognuno a titolo personale o con un nome nuovo di un'associazione, di un movimento? Non esiste per ora nessun progetto di nome nuovo, nessun progetto di movimento, nessun progetto, esiste soltanto un'idea da condividere. Dopodiché poi il vestito gli si fa nel momento in cui c'è e ci, si verifica se ci sono le condizioni per fargli il vestito, perché altrimenti rimaniamo ognuno nelle proprie posizioni aspettando alle prossime tornate elettorali e capire quello che succede. Quindi appuntamento al prossimo post su Facebook, D'Angelo. Ma sì, io mi auguro che al mio post su Facebook ne seguano altre di persone che vogliano condividere questa idea e magari portare dei contributi anche propositivi e un valore aggiunto a un progetto che può prevedere la mia partecipazione, la partecipazione di Grasso, la partecipazione di partiti politici, altre liste civiche, persone scontente che vengono da un'area moderata di centro-sinistra, ossia un dialogo aperto a chi vuole credere in questa cosa nuova che possa dare un cambiamento a questa città.